Allora, giovedì 6 si può discutere in consiglio comunale la variante del regolamento urbanistico. Noi come una città in comune di fondazione comunista presenteremo la nostra proposta di trasformare il rudere e l'area degradata che vedete qua alle mie spalle in un parco pubblico con un memoriale per i bombardamenti. Recuperare dei preziosi ruderi di un importante palazzo distrutto dai bombardamenti e dall'evento bellico in un memoriale che ci ricordi i tragici eventi per costruire cultura della pace. A questa importante proposta oggi ha dato la sua adesione l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia della Federazione della Provincia di Pisa. Questo per noi è molto importante perché ci dà la forza e il sostegno di portare avanti la nostra proposta. Chiediamo che sia una bella occasione per trasformare un problema in un'opportunità per la nostra città, per i cittadini, per i turisti e per tutti coloro che vogliono vedere un risolto un problema che ormai da 70 anni caratterizza in maniera negativa uno dei luoghi più belli della nostra città, il Lungarno e il Giardino Scotto. Sostenete la nostra proposta e aiutateci a renderla attuabile.